Buonasera, in questo video cerco di rispondere alla domanda: chi è che va dallo psicologo? Quante volte avete sentito dire: no, io dallo psicologo non ci vado perché non sono matto? Quante volte? Diciamo che può essere questa risposta data perché o se ne ha paura oppure perché siamo costretti a metterci in discussione. Perché quello che succede realmente in un percorso psicoterapeutico, inizialmente in un percorso di sostegno, succede che lo psicologo ti porta a vedere il problema da un'altra angolazione. Perché? Perché essendo una figura esterna e quindi vede la situazione con più distacco, senza troppo coinvolgimento, riesce ad aiutare meglio la persona ad elaborare una soluzione a quel problema. Perché molte volte siamo dentro al problema e non riusciamo a vedere, siamo come dentro un tunnel e quindi non vediamo nessun tipo di soluzione, per cui continuiamo magari a soffrire, anche perché per abitudine razionalmente tendiamo a concentrarci solo ed esclusivamente sul problema anziché sulla soluzione, perché la soluzione è un atto creativo, vuol dire un pensare out of the box, cioè fuori dagli schemi, fuori da quella che è la situazione abituale, dal nostro abituale modo di pensare. Lo psicologo favorisce questo processo e soprattutto fa in modo che la persona si senta autorizzata a fare delle scelte personali che magari prima non ha fatto perché aveva paura di dispiacere l'amico, il parente, il marito, la moglie. E quindi perché sostanzialmente mi viene in mente una frase di un film del 1969 che si chiama Easy Rider e che dice, c'è un certo frangente del film dove il protagonista dice: tutti cercano la libertà, ma quando se la devono prendere ne hanno paura. Fatemi sapere cosa pensate voi di un percorso di sostegno o psicoterapeutico, perché sembra per fortuna, diciamo così, almeno in Italia, andar via questa convinzione che dallo psicologo ci vanno soltanto i matti. Poi, per dirla con Alda Merini, chi è che decide cos'è la follia? Chi è matto? Quindi è una cosa talmente personale, cioè ognuno pensa di essere sano perché ha la propria, diciamo così, visione della realtà, per cui siamo tutti matti a modo nostro e siamo tutti sani a modo nostro. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, ai miei canali social e soprattutto a contattarmi per consulenze online alla mail indicata nel video. Un abbraccio e a presto.